entrato tranquillo, armato, con la pistola, ha puntato l'arma a mia moglie, a questa famiglia con due bambine piccole. Ha detto: sì, apri. Dopo, quando ho aperto, ha detto: datemi i soldi. No, prendo i soldi e buttateli per terra. Una vicenda che dimenticherà con molta difficoltà Vasco Fuga, 56 anni, titolare del supermercato CRAI di Piazza Garibaldi a Sant'Eulalia di Borsoli il Grappa, che ha sventato un colpo consegnando nelle mani della giustizia Tiziano Borsato, 57enne di Onedifonte, vecchia conoscenza delle forze dell'ordine. Erano le 7 di sera, nel negozio c'era anche una famiglia con due bimbe piccole. Fuga non ci ha pensato due volte, ha bloccato il malvivente rischiando di restare ferito. Lei non ha avuto assolutamente paura in quel momento. No, non ho pensato a niente. Ho pensato, non è neanche una questione di soldi, è una questione di orgoglio, perché ormai sono stanco di queste situazioni, di questi furti che continuano a ripetersi, è ormai una disperazione. È ora di finirla, anche perché pensandoci sono assicurato che potevo benissimo portarmi a casa una bella cifra, senza tanti problemi, però ormai sono disperato. I carabinieri di Crespano sono intervenuti tempestivamente. Ora Fuga si augura che la giustizia faccia davvero il suo corso. In attesa del processo per direttissima, chiede che Borsato paghi il suo conto. Spero che il giudice lo metta in prigione.